Allora, vediamo quindi questo nuovo gioco della Gameloft, dedicato a tutti gli amanti degli skateboard. Abbassiamo un po' il volume. Abbiamo il classico video introduttivo, come sempre ben realizzato. Accediamo poi al menu principale. Ricordiamo che in questo caso siamo su un iPhone 3GS. Eccoci qui. Abbiamo due possibilità: la carriera, iniziare una partita veloce, quindi in pratica una sorta di allenamento, possiamo giocare sui vari circuiti disponibili. L'accesso alle opzioni, che non sono molte, giusto per i comandi, possiamo attivare l'orientamento automatico, invertire l'asse o bloccare il posizionamento del pad virtuale. E poi l'accesso a Gameloft Live per condividere i propri punteggi con gli altri utenti. Vediamo una partita veloce. Ecco, qui possiamo scegliere uno dei personaggi disponibili. Ognuno vedete ha le sue caratteristiche, concentrazione, velocità, abilità nel fare le varie acrobazie e così via. Alcuni logicamente sono da sbloccare. Lo stesso discorso vale anche per la scelta, vedete, dello skateboard. Ne abbiamo tanti, o meglio, tre inizialmente, altri da sbloccare in modalità carriera. Anche in questo caso ogni skateboard ha delle peculiarità, le vedete qui in basso. Possiamo scegliere gli snowboard, quindi il tipo di snowboard con cui vogliamo giocare, e le ruote. Anche in questo caso ogni tipo di ruota avrà delle particolari caratteristiche. Ora vediamo il gioco vero e proprio. Come vedete abbiamo il pad virtuale sulla sinistra e due tasti. Tra l'altro, dalle opzioni, oltre a poter salvare il replay, cosa molto molto carina, possiamo anche condividerli direttamente su YouTube. Abbiamo l'elenco delle varie acrobazie, vedete, che in pratica sono tutte delle combinazioni tra i vari tasti e il pad virtuale. L'acceleromotore invece serve per spostare il peso del personaggio avanti o indietro. Opzione, possiamo anche, vedete, rimodificare lo skateboard. Siamo in modalità partita libera, quindi possiamo anche scegliere quella che è la nostra opzione migliore. E niente, adesso vediamo un po' il gioco in azione. Vedete, la grafica è ottima, è un elemento davvero ben realizzato, ricorda quella di GameStar, infatti è stato usato lo stesso motore grafico. Ci sono molti esercizi e molto allenamento per imparare tutti i vari trick.
e le varie acrobazie disponibili. Scusa se ogni tanto si sposta la visuale, ma non è facile giocare e mostrargli tutto. Qui possiamo anche accedere dalle altre aree di gioco e allenarci anche su di esse. Ricordo tutto quella della fabbrica. I controlli sono ben implementati, diciamo che non è, almeno per me non è il mio genere di gioco, però tecnicamente è perfetto. Quindi si possa anche andare nella città. Ah, vi faccio vedere anche la gestione della musica, qui possiamo cambiare le varie canzoni disponibili o mettere in pausa. Come dicevo, faccio vedere anche l'ambiente interno. Come dicevo, la giocabilità è buona. Quello che pecca un po' il gioco è una certa ripetitività. Anche nella modalità carriera il nostro obiettivo sarà soltanto quello di, ve la faccio vedere, anche perché è una sorta di tutorial almeno inizialmente, sarà quella di effettuare le varie acrobazie. Certo, c'è una storia una storia di fondo, scusate. Ad esempio, inizialmente dobbiamo cercare degli sponsor e gli sfidanti per le singole gare, ma in linea di massima la modalità carriera insegna anche alcuni movimenti. E come dicevo, fondamentalmente può risultare alla lunga ripetitivo. Ripeto, non è il mio genere, quindi magari gli appassionati di questo tipo di giochi sicuramente rimarranno soddisfatti, perché, ripeto, tecnicamente il gioco è ottimo. Io vi rimando quindi alla scheda tecnica su iPhone Italia e alla prossima. Ciao a tutti!